Raga, finalmente oggi vi faccio vedere il procedimento delle frittelle di fiori di zucca, le cosiddette pezzelli churil. Allora, mia mamma ha sciacquato, bene lavate, strizzate i fiori di zucca e li mette in una ciotola. Vi avviso, però, raga, qua è tutta a occhio, tale mamma, tale figlia, mamma, cioè gli ingredienti, non possiamo dirvi la quantità perché mia mamma fa occhio come a me. Ecco qua, aspettate, mo finisce di tagliare i fiori di zucca, vi faccio vedere. Allora, come potete ben vedere, raga, i fiori di zucca sono tanti, 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 a noi piacciono belle piene, piene, piene zeppe. Ecco qua, allora, i fiori di zucca sono stati tagliati e messi tutti. Ora che fai, mamma? Ora metto il lievito dell'acqua un poco, caldo. Non caldo. Allora, lievito nell'acqua calda, la bustina di lievito, qua lei, fammi vedere, vabbè, ma potete usare il lievito che volete, lei usa questo. Per impasti alti e soffici, è come se fosse un cubetto, diciamo. Mescola nell'acqua calda. Tiepida, non proprio calda. Ah, tiepida, scusi. E mette nei fiori di zucca. Due cucchiaini di zucchero. Due cucchiaini di zucchero. Ovviamente questi sono a modo nostro, poi ognuno fa come vuole. Poi farina a occhio, voglio, mi dispiace, sempre tutta a occhio, anche se no. E inizia ad impastare. Aspettate. Guardate che bello, eh. Guardate che, mamma mia. Aspetta, che ci vuole un altro poco d'acqua. Ci vuole un altro poco di acqua. Ecco qua, un altro poco d'acqua. Ovviamente, raga, voi lo sapete, questi sono fiori di zucca homemade, produzione propria dell'orto di mio padre. Vai mamma, va. Vedete, deve venire una sorta di pastella. Ora finisce di impastare e poi vi faccio vedere come deve venire. Adesso aggiungo un altro poco di farina. La mia mammina, ci ha fatto pure la rima. Un altro poco di acquina tiepidina. Fino a mo' ha messo due bicchieri d'acqua. Poi vediamo. Comunque vi faccio vedere come deve venire. Aspettate un attimo. Mamma. Mamma, che stavi dicendo? I ciurilli sono bella? Quando la pastella è piena di fiorini. Quindi sono bella assai, prima ha detto. Guardate come sta venendo, guardate, una pastella. Ha aggiunto un altro poco di farina, raga, mia madre, mentre impastava. Ma metto un altro poco d'acqua. Ecco qua. E impasti. Comunque prima suggeriva mia madre, avevo la telecamera spenta. Invece di regalare i fiori alle vostre donne, regalate un fascio di fiori di zucca, così vi fanno i pezzel. Sta prendendo forma, raga, ecco qua, guardate che crema, guardate. Ha aggiunto un altro po' d'acqua, raga, e continua a mescolare e a incorporare aria facendo questo movimento, guardate. Che hai detto, mamma? È bello pieno di fiorini, perché se no, si fa i pezzelli di ciurille, se no, fai i pezzelli di farina. Infatti. Incorporiamo un poco d'aria. Ma io penso che è pronto, ma no? Un altro poco. Che hai detto, ma? In ultimo mettiamo il sale. Ecco qua, raga, è pronto. Guardate. Pronto. Copiamolo. E quanto deve crescere? Un paio di... Fino a che non arriva al... fino al raddoppiamento di volume. Vado con questo caldo, un paio d'ore sono pronte. Ma pure prima. Pure prima, sì. Ecco qua, raga, deve venire così. Guardate, è una crema, guarda. Una crema un po' tipo colla. Sono Marta? Ah? Tutto per te, Marta. Buon appetito. Arrivederci.